Ed eccoci qui per l'inizio della seconda parte della puntata tutta dedicata ai Jambis. Siamo qui dal Triskel, quindi vi auguro buona visione. Ciao! Allora, adesso passiamo, diciamo, un po' dalla danza moderna, che è questa moderna irlandese ovviamente, a uno stile di ballo invece più old style, stile vecchio. La danza irlandese ha avuto un'evoluzione nei secoli costante, non è mai rimasta ferma a un qualcosa di folcloristico e gli stili si sono evoluti, soprattutto a inizi del Novecento, fine Ottocento, inizio del Novecento, c'erano l'old style, quindi quello freestyle, dove si ballava invece che con le gambe molto chiuse, con le gambe aperte. Ragazzi, il personale costa. C'era non scoparmi sui piedi che non mi sposo più. E il personale, stavo dicendo una cosa seria. Allora, le danze irlandesi si incrociano le gambe, mentre invece nell'old style le gambe vengono lasciate molto più aperte. E questo si chiama... Ma stai facendo? Devo andare? Vado! Sì, fanno tutte così, brava, brava, vai, vai, a me, lo spruzzino è dentro nel camino, vai, vai a prendere, allora, garzone, garzoni, allora, molte delle danze old style irlandesi si ballavano anche con degli attrezzi molto comuni, una delle danze più famose, la brush dance, quindi la danza della scopa, che noi stasera non faremo, vi faremo vedere un'altra danza mischiata un po' come se fosse un pub. Prego, perché due scopi? Una, buttala via l'altra, forza a lavorare. E niente, Shanos, questo stile si chiama. Thank you.
Ed eccoci ritornati nei tempi moderni. Cioè, i tavoli li hanno portati via le ragazze e tu stai portando via uno sgabello? Muoviti, vai. Allora, ritorniamo ai tempi moderni per un pezzo che invece prende spunto da una coreografia che ci ha insegnato un'irlandese bravissima, molto bello, perché la musica sulla quale balliamo, tra l'altro, è del Cape Breton, quindi una vicino al Canada. Come musica è molto particolare, è nata Natalie McMaster, questa grande violinista canadese, e il pezzo però è con i passi tradizionali irlandesi. La coreografia è molto complessa, soprattutto dal punto di vista di velocità di esecuzione. The Heavy Shoes ve lo spiego dopo, sono già pronte. Olympic Reel. Olympic Reel, questa era nuova qua a Trieste, ma non solo, ce n'è, adesso ve ne presentiamo anche un'altra nuova, perché questa è una danza che parte da lontano, è una danza che, quella che vedrete adesso, che abbiamo messo in piedi l'anno scorso, perché vi porto indietro nel 1014, a 1001 anni fa. Nel 1014 nell'Irlanda non esistevano solo i Celti. Non tutti sanno forse che l'Irlanda
è stata fondata, soprattutto alcune città, dai vichinghi. Dublino, Limerick e altre città sono porti vichinghi creati, su cui poi si ampliò le città, i villaggi, e venne appunto l'insediamento urbano, venne appunto sviluppato da questi guerrieri. Bene, Celti e Vichinghi non erano famosi per essere molto ragionevoli, e quindi si sono combattuti sempre, con fasi di alleanze e fasi anche invece di combattimenti molto cruenti. Però diciamo che cercavano di andare d'accordo, fino a un certo punto, quando Lard Ri, cioè il re dei re dei Celti, incoronato a Tara, che si chiamava Brian Boru, decise che l'epoca dei vichinghi doveva finire, quantomeno dal punto di vista degli insediamenti. E allora riunì tutti i clan e all'alba del 1014 sferrò il più grande attacco del più grosso esercito irlandese contro la città di Dublino e contro l'esercito vichingo. Bene, come andò a finire lo scoprirete nella danza, spero. Detto questo, invece, la cosa che è rimasta a noi nella storia è che l'arte, quella che noi chiamiamo celtica, quella che vedete anche nei drappeggi del triskel, del palco, è un mix tra l'arte celtica e l'arte vichinga, che i monaci nel Medioevo riuscirono a mixare sapientemente. Questo è per quanto riguarda un po' la storia e le vicende d'Irlanda. La musica è anche qua tratta invece da Lord of the Dance. Buon divertimento, Clontarf! I'm gonna go.
Contorf, 1001 anni fa, vinsero i Celti e scacciarono i Vichinghi, che poi un po' rimasero, quindi alla fine era sempre quelle battaglie dove vai via e poi torni. Allora, adesso dall'Irlanda, come i passi, come tutte le coreografie e passi che avete visto, ci trasferiamo in Scozia. Perché, chi ci ha già visto lo sa, noi abbiamo accompagnato in diverse occasioni, quando sono venuti in Italia, un gruppo di piper scozzesi molto famosi, si chiamano Red Hot Chili Pipers, che fanno ovviamente un po' il verso ai Red Hot, però detto questo è musica scozzese tradizionale ma con arrangiamenti moderni. Lo stesso abbiamo voluto mettere nelle danze, vedrete la differenza tra le gambe chiuse strette delle danze irlandesi con le heavy shoes, alle ginocchia molto aperte, alle braccia quasi in stile classico delle danze scozzesi. Questo per vedere appunto la differenza tra la musica, tra la danza scozzese e la danza irlandese. Quindi attraversiamo quello stretto braccio di mare che è il canale di San Giorgio e che separa appunto l'Irlanda dalla Scozia, dalle Highlands. In più, visto che prima non sono riuscito a dirvelo, le heavy shoes, solo per proprio chi non le conosce e che magari è un po' curioso, hanno la punta in fibra di vetro, quindi le scarpe che ci vedete indossare quando facciamo rumore non sono come quelle del tip tap, ma sono quelle del tip tap che sono come le nostre. Ovviamente il tip tap è una derivazione, un'evoluzione delle danze tradizionali anche europee, mischiate poi con altre danze che gli immigrati portarono dall'antica Europa, dalla vecchia Europa al nuovo mondo. Solo che poi gli irlandesi, siccome non gli bastavano dai chiodini alle monetine alle scarpe, l'evoluzione fu appunto la fibra di vetro, proprio per dare ancora un suono più bello che poi quando si balla sul legno rende ancora di più.
grazie. Me la sono tirata oggi. Sapete, quando vado in giro per l'Italia, dico sempre a Trieste, immaginate cosa potrebbe succedere quando c'è il vento. Stasera è un casino.